Buongiorno, professor Zara, sono un esame di presentazioni, sono Gianni Benedetti, direttore generale dell'Aquila. Ci occuperemo di questo argomento sull'offerta formativa internazionale e servizi di qualità agli studenti, che mette insieme due parole importanti, internazionale e qualità, quindi che è declinabile sotto diversi aspetti. Siamo d'accordo che il professor Zara, ovviamente, perché lui sa le cose, io sono un orecchiante come tutti i direttori, si occuperà del che cosa e come, e io vorrò alcuni perché e anche alcuni aspetti più diciamo specifici riguardanti l'organizzazione amministrativa e la fornitura del servizio. Quindi diamo subito la parola a Sara e siamo tutti a sentire quello che ci dice. Allora, grazie, buongiorno a tutti, ci siamo visti quindi anche prima. Il direttore successivamente si occuperà dei servizi, gli studenti, quindi tutto ciò che concerne la carriera, tutti gli aspetti quindi più prettamente relativi a quella che è la progressione della carriera e il trattamento della carriera degli studenti internazionali. Io invece inquadrerò in senso generale quella che è l'offerta formativa internazionale, quelle che sono le caratteristiche e anche quelle che sono le novità, come sapete, immagino, dal punto di vista normativo, l'ultima normativa riguardante i corsi internazionali. E mi riferisco in particolare al decreto della programmazione triennale che delinea delle tipologie di corsi di studio e anche l'altro decreto, il 987, che sarebbe il decreto ministeriale dei requisiti, l'attuazione di AVA 2, che entra nel merito normalmente dei corsi internazionali, però da un punto di vista un pochino diverso e non completamente coerente a quello che dice il DM 635. Questo crea dei problemi ovviamente a livello degli Atenei dal punto di vista della programmazione della gestione dei corsi internazionali, anche nei rapporti con gli Atenei di paesi esteri. Ci sono delle slide, vado molto rapidamente, servono solamente come traccia. Ovviamente l'importanza dei corsi di studio internazionali è stata ribadita anche a Yerevan nel 2015, stamattina si è fatto riferimento alla conferenza dei ministri europei a Yerevan e è stato ribadito il concetto dell'importanza dello spazio europeo dell'istruzione superiore, l'importanza dei corsi e titoli congiunti, corsi di studio e titoli congiunti che rappresentano un elemento caratterizzante di qualità dell'integrazione quindi europea nell'ambito della formazione superiore. I problemi però iniziano, come credo sappiano gli addetti ai lavori, già con le definizioni, nel momento in cui parliamo di programma internazionale e ci riferiamo a quelle che sono le caratteristiche del corso di studio, vedete si fa riferimento al joint program o l'integrated study program, quindi program ovviamente sta per percorso formativo che può essere congiunto oppure integrato ed esistono vari livelli di integrazione quindi dei percorsi formativi tra il percorso formativo nazionale e il percorso formativo di un altro paese. L'altro aspetto che riguarda anche le definizioni è quello dei titoli, si parla di joint degree o double degree, multiple degree, titolo congiunto, titolo doppio, titolo multiplo, quindi e così via, e molto spesso si fa una confusione, ma confusione possiamo dire quasi in buona fede, tra il titolo e il percorso, percorso formativo congiunto, titolo congiunto, titolo doppio, titolo multiplo, quando in realtà sono due concetti diversi. Il titolo quindi rappresenta il risultato finale di quello che si ottiene, l'esito di un percorso che ha delle caratteristiche ben definite. Poi si parla di diploma congiunto, il diploma congiunto non è esattamente la stessa cosa del titolo doppio, multiplo congiunto, così come si fa riferimento ai certificati, certificato singolo che racchiude quindi una carriera o certificati quindi separati. Un altro aspetto importante è quello dell'accordo di cooperazione, accordo di cooperazione, la convenzione quindi che viene ad essere stabilita tra i diversi paesi e così come quindi la mobilità. Il programma, come abbiamo detto prima, è il percorso formativo che nel nostro caso, nell'accezione italiana, corrisponde al corso di studio. Corso di studio con il suo ordinamento degli studi, il regolamento didattico e così via.
Il program, quindi il corso di studio, può essere integrato più o meno fortemente in relazione a quello che viene disciplinato all'interno della convenzione. Come sapete, almeno per chi si occupa di internazionale, esistono diversi tipi di convenzione. La convenzione quindi relativa ad un corso di studio con mobilità strutturata, la convenzione relativa a un corso di studio ad ordinamento congiunto che rilascia un titolo congiunto. Il degree è il titolo, che non bisogna confondere, come abbiamo detto prima, quindi il titolo con programma. Ahimè, è una confusione che si fa anche nei decreti ministeriali, in cui le caratteristiche del programma di studio vengono riferite al titolo, o si parte dal titolo per definire le caratteristiche del programma. Invece la cosa più importante è il programma formativo congiunto o integrato a vari livelli, quindi le caratteristiche del corso di studio internazionale, e in relazione alle caratteristiche viene fuori un titolo, ma non l'opposto, cioè si parte dal titolo per definire all'interno, al ritroso, le caratteristiche del corso. La mobilità è una mobilità generalmente degli studenti, ma può ricordare quindi anche i docenti che sono coinvolti nel corso di studio a carattere internazionale. Il diploma è l'attestazione formale del titolo, e non è da confondere il titolo col diploma, così come non è da confondere il certificato col diploma col titolo. Però delle cose che magari con un minimo di riflessione ci arriviamo anche, talvolta nella definizione di un qualcosa, anche all'interno dei consessi universitari, consigli di dipartimento, consigli di corso di studio, oppure anche a livello ministeriale, c'è un po' di confusione, quindi quando si fa riferimento a questi elementi che invece hanno caratteristiche distintive, peculiari. Le difficoltà principali e quindi le prime considerazioni sono quelle di una confusione nella terminologia utilizzata a livello nazionale e a livello internazionale, e questo è dovuto a un fatto, principalmente al fatto che alcune istituzioni utilizzano quindi quelle che sono le proprie prassi, magari utilizzano delle linee guida interne oppure dei documenti interni in cui riportano determinate cose che magari sono riportate in maniera diversa in un altro ateneo riferendosi allo stesso oggetto. E questo già tra atenei quindi crea delle difficoltà anche dal punto di vista della comprensione di quello di cui si sta parlando. Talvolta la confusione è nella integrazione a livello internazionale, però in quel caso si comprende di più perché c'è la confusione, perché le istituzioni hanno caratteristiche diverse, le normative quindi sono diverse, e di conseguenza questo si riflette quindi anche a livello della comprensione di quello che viene ad essere detto o fatto nell'interazione paese. Sarebbe opportuno, in realtà questa cosa io la dico da tempo, quindi la formulazione di un glossario condiviso a livello nazionale, perché questo aiuterebbe moltissimo anche nella interazione quindi tra atenei, quindi a livello nazionale. A livello internazionale il glossario condiviso credo che sia un po' più difficile, date le caratteristiche diverse dei sistemi formativi nei diversi paesi. Però perlomeno avere dei riferimenti, un glossario condiviso a livello nazionale, dei riferimenti in cui ci sono quasi delle equivalenze nelle terminologie, quello che intendiamo noi e quello che si intende in altri paesi, credo che aiuterebbe moltissimo. La confusione, come abbiamo detto, tra percorso e titolo, confusione nel livello e nelle modalità di integrazione, e talvolta, non so se avete anche voi questa sensazione, ci si disperde un po' intorno quindi al problema delle denominazioni e delle terminologie, perdendo di vista quella che è la natura essenziale del percorso formativo. Natura essenziale in corso internazionale è quella che possiamo definire la dimensione internazionale del percorso formativo, che ha una natura multifattoriale. Cerchiamo di capire cosa significa dimensione internazionale multifattoriale, partendo da una considerazione. Perché è importante la dimensione internazionale? Perché è importante nel momento in cui viene ad essere deliberato un nuovo corso di studio avente carattere internazionale, fare attenzione al concetto della dimensione internazionale, più che al fatto, importantissimo ovviamente, della lingua veicolare, dell'accordo di convenzione, della convenzione e tutto il resto. Perché è importante? Perché con l'attuazione della cosiddetta riforma 509-270
ma col passare degli anni si è creato un mercato globale dell'istruzione superiore, mercato globale dell'istruzione superiore che prevede o implica una competitività del nostro paese con altri paesi. In realtà, abbiamo sentito anche stamattina, non si dovrebbe parlare di competitività ma di cooperazione a livello internazionale, per evitare di stressare un concetto che è quello del ranking, del superamento di un paese quindi rispetto ad un altro. Però il problema è che si fanno comunque, se si parla di cooperazione, si fanno comunque delle comparazioni tra quello che avviene nel mercato globale dell'istruzione superiore a livello nazionale in altri paesi. E col fatto che anche le facilitazioni nei trasporti, la possibilità di spostarsi più facilmente, ma anche la possibilità di reperire informazioni più facilmente rispetto a 10 anni fa o 15 anni fa. Adesso con un click si può sapere esattamente cosa offre un'università di un altro paese in tempo reale con un livello di dettaglio molto accurato. Quindi maggiore facilità di trasporto, maggiore facilità nella comunicazione, per essere competitivi o cooperativi o per essere allo stesso livello nel mercato globale dobbiamo offrire dei percorsi di qualità. Cioè lo studente, perché scelga il nostro corso di studio internazionale, e parlo in questo momento di attrattività di studenti di altri paesi verso il nostro paese, devono trovare quella caratteristica di qualità che spinga quegli studenti a venire. Se ci riferiamo ad un corso di studio con caratteristiche di generali di base, un corso di studio in biologia, un corso di studio in economia aziendale, perché lo studente da Berlino dovrebbe venire in Italia, a Lecce in particolare, a seguire il corso di laurea in economia aziendale? Qual è il valore aggiunto? Qual è l'elemento qualitativo che lo attrae? Chiaramente la città è bella, il mare è bello, però il corso di laurea, il percorso formativo deve avere quelle caratteristiche tali che attragga quindi quello studente che si muove da un paese lontano quindi rispetto alla nostra università. Quindi per essere attrattivi a livello internazionale è necessario mettere in atto delle politiche e strategie quindi adeguate. Un obiettivo fondamentale quindi è il miglioramento della qualità, un altro obiettivo fondamentale è anche il miglioramento delle prospettive occupazionali. E Yerevan, nel convegno del 2015, quello dei ministri europei, sono stati stressati questi due concetti, la qualità del percorso formativo, mi ricollego a quello che diceva il professor Fioritatti poco fa, mettendo al centro lo studente, ma non per finta, veramente, quindi mettendo al centro il processo di apprendimento e quindi la qualità di quello che viene ad essere offerto, e dall'altro lato offrire quindi un percorso formativo garantendo la qualità dell'apprendimento, ma con un occhio, come diceva il presidente Manfredi poco fa, anche alla spendibilità del titolo di studio e quindi la occupabilità del contesto. Adesso riflettete, poi magari cioè, ci sarà la discussione, quante volte nel momento in cui viene internazionalizzato un percorso formativo ci poniamo tutte queste domande, e quante volte quando si internazionalizza un percorso formativo qualcuno si pone il problema della lingua inglese, cioè lingua veicolare, quindi dall'italiano passiamo all'inglese, in questo modo abbiamo internazionalizzato. E devo dire che qualche indicatore va in questa direzione, no? Perché stamattina si è parlato di indicatori, un indicatore è l'aumento del numero dei corsi di studio internazionali. Ma è più semplice qual è? Cambiare la lingua, dalla lingua italiana alla lingua inglese, cambio di lingua veicolare determina la caratterizzazione di quel corso come internazionale. Ma la domanda che pongo, e poi potete intervenire ovviamente, è quella: quando si fa questo passaggio c'è una riflessione accurata su questi elementi che vengono ad essere indicati qui? Un elemento di qualità intrinseca del percorso formativo, un elemento di maggiore spendibilità in un contesto internazionale di quello che è il titolo di studio che viene ad essere rilasciato. Ora, il miglioramento e l'attrattività quindi passano o dipendono da vari fattori, quindi perciò parliamo di dimensione internazionale multifattoriale. Quali sono questi fattori? Prima di tutto una classroom che è costituita da un bacino internazionale di studenti, cioè la presenza di studenti nell'aula che provengono da vari paesi modifica la didattica già, modifica la metodologia didattica, anche i contenuti probabilmente, e modifica quello che è l'ambiente di apprendimento, che è un qualcosa
più difficile da definire, ma che si crea ogni giorno, nel momento in cui gli studenti interagiscono tra loro e tutti gli studenti interagiscono con il docente. Un corso tradotto, che cosa voglio dire? Un corso di studio internazionale, lingua inglese, con la classroom italiana, totalmente italiana, cioè traete voi di conseguenze, cioè qual è l'elemento, il fattore di internazionalizzazione, quindi che caratterizza diciamo questa tipologia di corso di studio. Gli obiettivi formativi specifici con un respiro internazionale. Chi definisce il corso di studio, chi progetta un corso di studio, definisce anche gli obiettivi formativi specifici, sono presenti nell'ordinamento e caratterizzano il corso di studio rispetto alla classe di laurea, perché la classe di laurea ha obiettivi formativi qualificanti, corso di studio specifici. Respiro internazionale, qui apre di cielo perché ci sono visioni diverse, già quando l'ho detto qualche volta c'è stato qualcuno che si è opposto veementemente. Perché? Perché nel caso di un corso di laurea, per esempio in fisica triennale, fisica magistrale, hanno detto: che significa un respiro internazionale? Cioè la fisica mica respira a livello internazionale, cioè la fisica c'ha comunque dei concetti, delle conoscenze, delle abilità che sono comuni a livello internazionale, ovviamente, così come nell'ambito della biologia, nell'ambito della medicina e così via. La cellula funziona ugualmente a Palermo come a Berlino o a Londra o a New York, uguale, i meccanismi di funzionamento molecolari sono esattamente gli stessi. La situazione forse diventa un pochino diversa nel momento in cui si passa da corsi di studio dell'area forse scientifico-tecnologica a corsi di laurea dell'area, diciamo, umanistico-sociale, oppure forse anche l'economico-giuridica, in cui gli obiettivi formativi forse devono avere, o possono avere, non è che devono avere, possono avere, anche una connotazione internazionale in relazione a quello che il bacino di utenza rappresentato dagli studenti. La consapevolezza, conoscenza di temi internazionali o globali, questo credo che sia particolarmente importante in alcune aree del sapere, cioè non si può pensare di attrarre dall'estero non avendo questa apertura e questa consapevolezza di temi a livello internazionale. Una didattica di qualità, questa cosa è stata ribadita più volte stamattina, basata sulla ricerca, l'hanno detto un po' tutti, la didattica universitaria è diversa perché è strettamente quindi collegata qui alla ricerca. L'utilizzo di metodologie didattiche innovative, attenzione, non stiamo parlando delle tecnologie informatiche, perché qualcuno traduce immediatamente le tecnologie informatiche. Allora passo dai vecchi lucidi al PowerPoint, o dal PowerPoint che passa a qualcos'altro, attraggo da New York. Quindi così. Cioè, metodologie didattiche innovative, ha fatto qualche accenno il professor Felisatti stamattina, che cosa si intende. Fa riferimento sempre alla importanza della centralità dello studente, importanza della centralità del processo di apprendimento, non quello dell'insegnamento. Questo è un passaggio epocale, non so quanto sia stato attuato, passaggio da insegnamento ad apprendimento. Quindi la lezione cattedratica classica, faccio lezione, sono il più bravo di tutti, non mi interessa se avete capito. All'altro concetto invece, in cui faccio lezione, mi preoccupo anche di utilizzare delle metodologie adeguate per garantire un apprendimento da parte degli studenti. E non è immediato questo passaggio, non è semplice, anzi, però altrove forse lo utilizzano, non voglio essere tacciato di esterofilia, però un pochino di più rispetto a quello che facciamo noi in Italia. L'utilizzo di una lingua veicolare diversa da quella locale, però attenzione, la lingua veicolare, come c'è scritto lì, è veicolare, cioè il fattore caratterizzante la dimensione internazionale non è l'utilizzo della lingua, la lingua è veicolare per farsi capire da diciamo più tipologie di studenti provenienti da vari paesi, ma non è la mera trasformazione dell'italiano in inglese che definisce il carattere internazionale. La dimensione internazionale quindi deve fornire valore aggiunto al percorso formativo, e questo deve comportare anche uno sforzo maggiore da parte degli studenti. Credo che gli studenti siano consapevoli, maggiore dal punto di vista anche dell'attenzione o della loro presenza attiva a quello che si fa in aula, magari rispetto a un corso di studio italiano in cui corre il rischio alcune volte, cioè, si addormentino durante la lezione, quindi una partecipazione ancora più attiva, e poi anche talvolta o quasi spesso dal punto di vista finanziario,
dal punto di vista della mobilità e l'impegno quindi sulla mobilità di stare propria. Ora, come ha interpretato tutto questo la nostra normativa, quello a cui mi riferivo all'inizio? La nostra normativa ha interpretato i corsi di studio internazionale in una maniera abbastanza riduttiva, oserei dire. Credo che tutti voi abbiate visto i due decreti ai quali fanno riferimento, il 635 e il 987, ci sono definizioni di corsi di studio internazionali, ma non c'è la sostanza di cosa sono. Cioè, ci preoccupiamo di definirli legando forse in maniera peggiorativa delle soglie alle definizioni, soglie numeriche vengono indicate come indicatori, ma poca attenzione quindi vi è alle caratteristiche intrinseche, quelle che chiamano la dimensione internazionale multifattoriale del corso di studio. La normativa italiana dei corsi internazionali è generalmente carente, non c'è niente. Cioè, nel senso, i decreti che disciplinano l'offerta formativa disciplinano soprattutto i corsi di studio nazionali. Il decreto 270, anche il decreto delle linee guida che venne dopo, nel 2007, così come altri decreti, quelli sui requisiti minimi, si preoccupano, ex requisiti minimi, poi necessari, poi AVA, eccetera, si preoccupano soprattutto del numero dei docenti che possono essere presi da altri atenei al fine di garantire il requisito dei docenti di riferimento. Madonna, si entra da me a cosa servono? Cioè, in relazione alla tipologia del corso di studio, alle caratteristiche, come vengono impegnati, in relazione a quale progetto, quello che abbiamo definito all'inizio, il programma, il corso di studio internazionale. Cosa dice il 635? Fa una suddivisione in quattro tipologie di corsi di studio internazionali. Il primo è quello dei corsi interateneo con atenei stranieri, che prevede il rilascio del titolo congiunto, doppio o multiplo. Il secondo sono i corsi con mobilità internazionale strutturata, ecco, vedete qui è inserita la soglia. Corsi di mobilità internazionale strutturata per i quali si prevede, o è già certificato, che almeno il 20% degli studenti iscritti rispetto al totale acquisiscano o abbiano acquisito almeno 12 CFU all'estero. Questo ha gettato nel panico molti atenei nel momento in cui è uscito il DM 635, perché noi abbiamo in Italia, almeno il dato è estratto in Cineca, sulla base delle convenzioni per mobilità strutturata inserite nella sezione B5 della sua CDS. Diciamo, chi va in offerta formativa sa benissimo a cosa mi riferisco. Ebbene, i corsi con mobilità strutturata quindi sono circa 2000 in Italia, quindi che hanno convenzioni di mobilità strutturata con altri quindi paesi. Mobilità strutturata cosa prevede? Che i corsi di studio sono indipendenti, c'è cioè il corso di studio italiano e c'è cioè il corso di studio del paese estero. Vi è la possibilità per gli studenti outgoing e incoming di sostituire delle parti di percorso in relazione a delle convenzioni di mobilità che vengono ad essere stipulate tra gli atenei dei paesi che partecipano a questo programma, di mobilità strutturata. Ebbene, noi in Italia abbiamo 4.500 corsi di studio totali, primo livello, secondo livello, eccetera. I corsi che hanno le convenzioni con mobilità, per mobilità strutturata sono circa 2.000. Quindi 2.000 su 4.500 sono parecchi, quasi la metà. Una estrazione che è stata fatta dal Cineca, appena uscì il DM635, spero qualcosa sia migliorata, indicava che il numero dei corsi di studio che rispettavano questa soglia, cioè almeno il 20% abbiano acquisito almeno 12 CFU, era qualche decina rispetto ai 2000. È molto basso, cioè significa che noi abbiamo 2000 con mobilità strutturata, quei corsi di studio nei quali si raggiunge quella soglia perché vengono ad essere definiti internazionali è una piccola parte rispetto a tutti i 2000 che sono attivi in Italia, e questo è un dramma. Cioè, poi questa cosa l'abbiamo salvata in extremis per l'offerta formativa 17-18, perché abbiamo messo un pochino sotto torchio il Ministero dicendo che questa cosa non poteva andare. C'è stata una nota MIUR che del maggio 2017, nella quale si dice che in effetti ai fini del carattere internazionale sono considerati i corsi di studio in generale che hanno le convenzioni con la mobilità strutturata. Però se riflettete, cioè, se qualcuno ci vede dall'esterno, noi abbiamo dei corsi con carattere internazionale di tipologia A, cioè quelli che valgono ai fini della programmazione triennale, di tipologia B, che sono sempre con mobilità strutturata, ma valgono ai fini della sua CDS. Se gli studenti ci chiedessero qual è
la differenza intrinseca tra un tipo e l'altro di corso di studio sarebbe difficile da spiegare. Tant'è che questi valgono ai fini di determinati indicatori, gli altri siamo riusciti a salvarli a maggio 2017 in modo tale che le convenzioni potessero essere inserite nella sezione di 5 della sua CDS, perché secondo quanto diceva il decreto quei corsi non avevano carattere internazionale se non rispettavano la 100%, che da un certo punto di vista è assurdo. Cioè, se esistono 2000 corsi di studio vuol dire che è stato fatto un lavoro capillare all'interno degli atenei di stipula di convenzioni per le mobilità strutturate. È chiaro che in alcuni casi si supera forse il valore del 20%, in altri casi non si supera, perché dipende dalle caratteristiche dei corsi di studio. Allora io andavo, abbiamo trovato delle situazioni paradossali, corsi di laurea magistrale con 10 iscritti in cui se ne spostano 2 e rispettano, corsi di laurea triennale per esempio, perché ci sono anche i triennali, con 1200 iscritti in cui se ne spostano 50 che non rispettano, che non sono internazionali, perché ovviamente la percentuale si calcola, quindi ovviamente è sul totale, quindi si fa riferimento a questo valore. E secondo me il 20% rispetto agli iscritti totali è troppo alto, perché in genere chi va in mobilità in questi corsi di studio è iscritto al corso di studio ma ha scelto un curriculum con carattere internazionale, e sono solo pochi studenti di questo curriculum internazionale che vanno in mobilità rispetto alla maggior parte che invece sono iscritti normalmente al corso di studio. Questo valore è forse un po' alto, e questo è un po' basso invece, non ci c'è, perché chi si muove con mobilità strutturata ne acquisisce più di non ci CFU, perché non è la mobilità, diciamo, Erasmus, ma dovrebbe essere la mobilità relativa a percorsi strutturati, con mobilità strutturata, e quindi lo studente dovrebbe acquisire almeno 30 CFU, 40 CFU, qualcuno sostituisce anche l'annualità, cioè un anno si fa da una parte e un anno si fa da un'altra parte. Quindi questa definizione ha creato un po' di problemi e stiamo cercando di interagire con il Ministero per superare quindi questo problema in maniera un pochino diversa, poi vi dirò dopo. Corsi erogati in lingua straniera vengono ad essere considerati di default internazionali, anche se non c'è alcuno studente, per esempio, che nella classroom proviene più da un altro paese, almeno come definizione. Poi i corsi di laurea magistrale con la partecipazione di università italiane selezionate nell'ambito del programma comunitario l'Erasmus Plus o Erasmus Plus 2014-2020. Dal punto di vista numerico questi sono abbastanza ridotti, sono molto pochi questi qui, perché qui c'è un finanziamento, sono dei corsi di laurea magistrali qui a carattere quasi sperimentale, perché vengono ad essere costruiti congiuntamente con altri paesi e cercano di adattarsi a quelle che sono le caratteristiche di altri paesi, e sono numericamente molti di meno rispetto agli altri. Se facciamo una classifica di numerosità, i primi sono pochi in Italia, cioè gli interateneo veri con ordinamento congiunto. Questi, gli ultimi, sono pochi, numero 4. Quelli che sono più numerosi sono quelli con mobilità strutturata e quelli erogati in quelli di lingua straniera. Cosa dice il 987? Il 987 è il decreto dei requisiti, il decreto dei requisiti, il decreto ADA. Sapete che poi è stato anche corretto un mese dopo, più o meno, con il DM60 del 2017. Sarà corretto probabilmente fra poco, si sta lavorando per correggere qualcosa, perché ci sono dei problemi naturalmente. Quali gli appalti fa scuola, fa testa. Nel DM987 c'è una tabella, la famosa tabella K, che originariamente la tabella K doveva ricalcare quello che c'era nel DM635, quindi i 4 corsi di studio che abbiamo elencato prima sarebbero dovuti transitare nel DM987, sono transitati 3, uno è stato escluso, ed è stato escluso quello relativo ai corsi con mobilità strutturata. Infatti nel 987 noi troviamo la prima tipologia, che sarebbero i corsi di studio con ordinamento congiunto, che rilasciano generalmente il titolo congiunto. Questi sono molto pochi, ripeto, in Italia, perché sono i percorsi internazionali forse veri, quelli più integrati rispetto agli altri.
penso che sappiate tutti le caratteristiche, sono dei corsi di studio in cui l'intero corso di studio non esiste in alcun paese che fa parte quindi della convenzione, che viene ad essere stipulata, ma sono dei tratti erogati da più paesi che si compongono e si giustappongono nell'erogazione del corso di studio. Poi i corsi, vedete la tipologia B, qui sarebbe dovuta essere quella con mobilità strutturata ed è sparita. E penso che lo sappiate, ma comunque è stato detto quindi già in giro, che la ministra Giannini, prima, il giorno stesso in cui è andata via, ha firmato il decreto del 97 e l'ha firmato solamente stralciando, ha detto lo firmo solo se stralciamo la tipologia dei corsi con mobilità strutturata. Perché secondo la ministra quella tipologia di corsi non sono internazionali, quelli con mobilità strutturata, sono quelli più numerosi che esistono per l'Italia. Quindi la tipologia B è diventata quella che era la C dell'altra slide, i corsi di studio erogati in lingua straniera, però attenzione, il 987 aggiunge qualcosa rispetto a quello che dice il DM665. Cosa dice? Ai fini della possibilità di conteggiare docenti stranieri, perché il 987 offre la possibilità di conteggiare docenti stranieri, con riferimento a tali corsi di studio i cui obiettivi formativi e risultati di apprendimento svolti hanno rilevanza anche internazionale, lei si collega con la dimensione internazionale cui facevo riferimento, aggiunge per i corsi di studio che hanno concluso almeno un ciclo di studi, il 10% degli studenti iscritti, media del triennio, ha il titolo di accesso conseguito all'estero. Questo come garanzia di una partecipazione di studenti provenienti da altri paesi al corso di studio di questo tempo. Abbiamo estratto il dato. Meno di un terzo dei corsi di studio erogati in lingua straniera in Italia rispetto a questo. Quindi vuol dire che i due terzi, poco più dei due terzi, meno del 10% di studenti iscritti con il titolo di accesso conseguito all'estero. Quindi capisco che significa. L'altro elemento che è stato indicato dal DM987 per conteggiare con i docenti e gli stranieri è che i docenti di riferimento abbiano adeguate competenze linguistiche. Questo per garantire la qualità del percorso formativo erogato in maniera tale quindi che gli studenti quindi abbiano dei docenti che ovviamente sono molto competenti in ambito disciplinare, quello proprio, però competenti anche dal punto di vista linguistico e quindi dal punto di vista della lingua che viene utilizzata come lingua veicolare. Attenzione, il DM987 ha detto che i docenti devono avere adeguate competenze linguistiche, ma non ha specificato quali. Demandando all'autonomia degli atenei, almeno in fase di prima applicazione, per quanto riguarda la definizione delle competenze linguistiche. E allora alcuni atenei hanno fatto finta di niente, lo so, la vostra esperienza, nella nostra abbiamo fatto finta di niente, lo dico io in primis. Altri atenei invece hanno messo qualche livello, per esempio il livello B2, B3, C1, eccetera, eccetera. Altre università sono state molto più restrittive rispetto ad altre, credo. Non so se è presente la sede alla quale mi riferisco, però la sede lo sa, quello che sto dicendo. In una sede hanno definito che si intendono docenti con adeguate competenze linguistiche, quindi in grado quindi di insegnare nel corso di studio erogato di lingua straniera, coloro i quali, docenti, hanno conseguito il titolo di studio all'estero, i docenti. Questo è molto selettivo, perché significa aver conseguito la laurea oppure un dottorato o un qualcosa all'estero che garantisca una padronanza, una conoscenza, una padronanza della lingua, quindi in grado quindi di trasmettere diciamo, i concetti dal punto di vista disciplinare con adeguata padronanza. Ovviamente adottare quindi questo riferimento all'interno dell'ateneo, come capite, è abbastanza selettivo, perché significherebbe che nell'ambito dei corsi di laurea erogati in lingua straniera fate una selezione quindi molto forte dal punto di vista dei docenti di riferimento. Ovviamente non di nuovo lasciamo male, c'è sempre la mia. Lasciamo male. L'ultima tipologia sono i corsi di laurea magistrale, quelli che dicevo sono poco numerosi,
quelli che rientrano nell'ambito dell'Erasmus Mundus. Anche qui la nota di maggio del 2017 ha corretto un po', perché in realtà sono corsi di laurea magistrale, quindi che nell'ambito del programma comunitario Erasmus Mundus, posso, dell'ex Erasmus Mundus, ora con il nuovo Erasmus Plus, possono stabilire questo tipo di rapporti, quindi per avere il finanziamento comunitario, eccetera. In realtà il decreto ministeriale, sbagliando, aveva inserito anche i corsi di laurea triennali, vedete la L sarebbe per laurea triennale, e l'LMCU, la laurea magistrale a ciclo unico, che sarebbero le nostre quinquennali oppure quelle di 6 anni, che quindi non sono coerenti con il programma. Questa cosa è stata corretta con la nota ministeriale. Una cosa che dice il decreto ministeriale 987, è che l'inclusione della categoria dei corsi di studio internazionali decade con il termine della partecipazione al programma di riferimento. Anche questo è un po' strano, perché il programma comunitario fornisce le risorse per la fase di avvio consolidamento, ma significa che io l'ho sviluppato, l'ho creato il corso internazionale, invece per la nostra normativa perde il carattere internazionale nel momento in cui cessa il finanziamento. La ratio vorrebbe essere che dovrebbe trasformarsi al termine di questo periodo in un'altra tipologia di corso di studio, che è quella quindi presente nella tabella che abbiamo visto prima. Un aspetto importante che è venuto fuori a Yerevan è il discorso dell'assicurazione della qualità. Cioè, sapete, parlando anche stamattina il presidente Graziosi dell'Arbur, un passo che abbiamo fatto in avanti nell'arco di questo triennio è AVA, essenzialmente, quindi l'accreditamento, la valutazione, quindi e così via, e quindi l'introduzione di modelli di assicurazione della qualità. Il modello di assicurazione della qualità per i corsi internazionali non può essere, forse non deve essere, solo italiano. Cioè, questo è il concetto. Cioè, se sono dei corsi di studio con un programma internazionale, un respiro internazionale, un bacino di utenza diverso e una reale valenza internazionale in termini di scambi, docenti, studenti e così via, deve avere anche quindi una assicurazione della qualità che sia riconosciuta a livello internazionale. Per questo motivo a Yerevan sono state elaborate, è stato elaborato un modello di assicurazione della qualità di corsi congiunti a livello internazionale o percorsi formativi integrati a livello internazionale, che vi è questo documento, non so se lo avete visto, è l'approccio europeo all'assicurazione della qualità dei programmi congiunti, che sarebbe una sorta, noi abbiamo AVA 1 superato da AVA 2, questo è AVA europeo, perché vengono riportati degli standard e delle linee guida che sono quindi tipiche di un percorso di studio internazionale riconosciuti a livello internazionale. Ora, senza entrare nel dettaglio, perché non voglio poi tagliarvi, lasciamo spazio quindi ad altri argomenti, la parte importante, quindi andando quindi velocemente, è quello della, proprio per punti, della eleggibilità all'inizio. Eleggibilità significa chi vuole partecipare a un percorso integrato oppure un percorso congiunto deve essere nelle condizioni di poterlo fare. Ossia, fate i corsi di studio internazionali con quelle università di paesi esteri che sono riconosciute da parte degli stati di appartenenza e che danno sufficienti garanzie quindi di regolarità e di legalità dal punto di vista della interazione. Quindi le istituzioni universitarie straniere devono essere quindi eleggibili, devono avere quindi queste caratteristiche. La progettazione e erogazione congiunta, ovviamente nel percorso formativo, l'accordo di cooperazione è la convenzione che viene ad essere fatta, che deve rispettare almeno questi elementi, cioè la denominazione dei titoli che sono conferiti, il coordinamento, la responsabilità dei partner che sono coinvolti, le procedure di ammissione e selezione degli studenti che devono essere disciplinate dalla convenzione, così come la mobilità di studenti e docenti che deve essere prevista e specificata dalla convenzione, e anche tutti quelli che sono quindi le modalità di esame, la verifica del profitto, quindi eccetera eccetera. Ecco, dopo l'aspetto della eleggibilità, cioè se devo stabilire una convenzione, prima di tutto devo capire con chi mi interfaccio. Questo è il concetto dell'eleggibilità.
Secondo concetto importante, ritorniamo a quello che è stato detto stamattina più volte, i risultati di apprendimento. Centralità dello studente, centralità del processo di apprendimento da parte dello studente. Quindi il livello, quindi ovviamente deve essere comparabile, si fa riferimento a quelli che sono i quadri dei titoli nello spazio europeo dell'istruzione superiore, oppure il quadro dei titoli a livello nazionale, che sono quindi ovviamente figli del quadro dei titoli quindi a livello dello spazio europeo. Questo è importante perché i risultati di apprendimento che noi definiamo quindi nell'ambito del programma devono essere comparabili come livello nell'ambito del quadro dei titoli. L'ho detto in maniera diversa. Cioè, non possiamo mettere insieme una triennale con un primo livello con un secondo livello, cioè risultati di apprendimento più diversi, e creare degli ibridi, come talvolta sono stati fatti, per esempio tra un master italiano e un master straniero, che sono cose diverse, quindi dal punto di vista quindi poi dei titoli che vengono ad essere rilasciati, ma anche dal punto di vista degli apprendimenti e delle caratteristiche dei percorsi, che sono diversi, quindi da un tipo di master e un altro tipo di master. L'ambito disciplinare, i risultati quindi conseguiti e le professioni regolamentate che devono rispettare con delle ulteriori restrizioni o vincoli quindi che sono noti quindi a livello europeo. Il curriculum, quindi le caratteristiche del corso di studio, i crediti che vengono ad essere utilizzati e la durata ovviamente del percorso, perché la durata del percorso se è un primo ciclo probabilmente è più lungo, se è un secondo ciclo quindi ovviamente è più corto. Procedure di ammissione, quindi a riconoscimento, quindi ci sono degli standard di qualità che sono stati definiti a livello europeo. Tutto deve essere disciplinato e concordato nel formal agreement, quindi nella convenzione che viene ad essere fatta a monte nel momento in cui si attiva quindi il percorso. L'apprendimento, insegnamento e verifica del profitto, quindi come vedete si ritorna sul concetto dell'apprendimento e della corretta verifica degli esiti di apprendimento, che non è esattamente la stessa cosa di facciamo bene gli esami, è qualcosa un pochino più, come dire, più approfondita rispetto al fatto di definire esattamente come si fanno gli esami. Sostegno agli studenti, quindi dei servizi di sostegno agli studenti, anche tenendo conto di quelle che sono le specifiche difficoltà di studenti provenienti da paesi diversi, nel momento in cui si integrano in un contesto differente. Requisiti, questo somiglia di più ai nostri requisiti, l'unica cosa che somiglia di più ai nostri requisiti è questo: docenti e strutture didattiche. Questo è molto vicino ai requisiti necessari presenti nel decreto ALA, come si parla di docenti di riferimento e strutture logistiche, laboratori, aule, quindi e così via. Trasparenza, anche questo è un pochino vicino, perché anche noi abbiamo i requisiti di trasparenza che dobbiamo rispettare nel momento in cui facciamo un ordinamento degli studi, e poi la esistenza di processi congiunti di assicurazione interna della qualità, quelli presenti quindi nei rispettivi paesi che partecipano quindi al processo di integrazione e di erogazione del percorso congiunto. Ora, senza entrare nel merito di questa parte, perché quelli che abbiamo visto finora sono gli standard e le linee guida, quindi per quanto riguarda la definizione di un programma internazionale a diverso livello di integrazione. Qui si entra nel merito invece della procedura di assicurazione esterna della qualità. Procedura di assicurazione esterna della qualità che cosa significa? Che nel momento in cui il corso di studio viene valutato e il corso di studio è un corso a carattere internazionale, potrebbe essere valutato non dall'ABUR ma un'agenzia a livello europeo che fa parte del registro delle agenzie di assicurazione della qualità a livello europeo, e questo garantisce i paesi che partecipano al percorso congiunto, garantisce che ci sia un mutuo riconoscimento anche dal punto di vista della qualità del percorso formativo. Il nostro ministro nel 2015 ha firmato questo accordo con gli altri ministri europei, che però è inattuato, perché noi abbiamo dei corsi di studio internazionali, ordinamento congiunto con mobilità strutturata, erogati in lingua straniera, i quali vanno incontro al processo di accreditamento e di valutazione da parte dell'ABUR secondo la metodologia nazionale. Invece, utilizzando questa possibilità
peraltro firmato dal nostro ministro in termini di possibilità, potremmo scegliere un'agenzia europea inserita nel registro delle agenzie di assicurazione della qualità per far valutare il percorso congiunto. Questa agenzia, che quindi non è l'agenzia italiana, darebbe un bollino, chiamiamolo un bollino di accreditamento o di valutazione positiva sul corso di studio, in relazione a quelli che sono gli standard precedenti, cioè quelli che abbiamo visto prima. Quindi attenzione alle caratteristiche dell'istituzione, attenzione all'apprendimento, ai risultati dell'apprendimento, attenzione alle metodologie utilizzate, al carico di lavoro, alle caratteristiche internazionali vere del percorso formativo che viene costruito congiuntamente. Ora, questa è la procedura che dovrebbe essere seguita a livello internazionale, procedura che allo stato attuale non si applica in Italia, perché la procedura che viene ad essere attuata è quella classica di AVA, quindi la visita da parte delle CEV, che prendono i campioni di corso di studio degli Atenei, tra cui anche il corso di studio internazionale. Però invece bisogna andare in questa direzione. Ora, esattamente, infatti, essendoci l'accordo del ministro e dei ministri, una volta che c'è l'accreditamento esattamente da parte dell'agenzia europea, questo accreditamento dovrebbe, lo si dice nei principi, valere in tutti i paesi e quindi essere sostitutivo di quello che fa l'AMUR. Questo succederebbe anche per i requisiti necessari, perché la qualificazione dei docenti di Lo so, perché dipende poi, diciamo, anche, infatti, come vedete, nell'ambito dei requisiti di docenza non si parla in maniera specifica di 9 docenti per un corso di laurea triennale, 6 docenti per un corso di laurea magistrale, ma si parla di un numero, di un corpo docente che è adeguato a quelle che sono le caratteristiche del corso di studio integrato che viene ad essere erogato. Ora, prima di concludere e poi passare la parola al collega e lasciare spazio alla discussione, volevo dirvi brevemente quello che si sta facendo ora, perché vi ho parlato del 987, quello che voglio mettere. Nel 987 che si sta, forse starà per modificare, e di quello che si presume di fare, quindi per i corsi di studio internazionali. Per i corsi di studio internazionali si sta lavorando in un tavolo congiunto ed è un tavolo MIUR, CUN, CRUI, CINECA, eccetera, eccetera, per cercare di elaborare delle linee di indirizzo. Stamattina avete sentito quando parlava la professoressa Barbati, che parlava di norme prescrittive e linee di indirizzo, che sono due cose un po' diverse, perché le norme prescrittive ricadono nella tipologia tipica del decreto ministeriale o del decreto interministeriale, del decreto legislativo, a seconda delle caratteristiche del decreto, che impongono determinate cose. Le linee di indirizzo, invece, sono delle linee di accompagnamento del sistema, quindi verso una internazionalizzazione del sistema, ma che almeno chiariscano dal punto di vista delle caratteristiche cosa il Ministero intende, quale comportamento viene ad essere ritenuto virtuoso ai fini dell'internazionalizzazione, non sotto forma delle definizioni riportate nel decreto, ma dicendo qualcosa in più. Adesso mi riferisco a quello che accadde, non so se ricordate, nel momento in cui si passò dal decreto 509 al 270. Il 270 del 2004 venne attuato a partire dal 2007, dopo 3 anni, perché uscirono le classi di laurea nel frattempo, eccetera. Nel 2007 venne emanato anche un decreto, che è il decreto, il 386 del 2007, è il decreto delle linee guida per la trasformazione dei corsi di studio dal 509 al 270. Erano delle linee guida che assistevano il sistema nel passaggio dai vecchi ordinamenti ai nuovi ordinamenti, e se ricordate c'era il passaggio poi fondamentale anche dei corsi di laurea specialistici 100 CFU, dai corsi di laurea magistrali su 120 CFU, quindi c'era una metodologia diversa, anche dei concetti diversi. Allora, quello che si sta proponendo è delle linee di indirizzo che facciano il punto, quindi per quanto riguarda i corsi internazionali,
cercando di definire, dare delle definizioni condivise, a questo punto mi auguro, tra il Ministero, l'Angolo, la CRUI, il CUN, eccetera, per quanto riguarda il titolo, il diploma, quelle cose che abbiamo detto all'inizio, anche delle definizioni condivise per quanto riguarda la tipologia di corso di studio. Perché noi diamo per scontato che un corso di studio a ordinamento congiunto, con rilascio di titolo congiunto, sia univoco in tutta Italia, non è così. Ci sono anche delle declinazioni di un pochino diverse a seconda di quello che nella sede rappresenta la prassi e quello che è stato realizzato nella sede, così come i corsi di studio con mobilità strutturata, così come altre tipologie di corso di studio che forse si pongono un po' a metà strada tra uno e l'altro. Faccio solo l'esempio, per chi è esperto di comprendere, dei curriculum interni a determinati corsi di studio in cui il curriculum ha carattere internazionale, ma non tutto il corso di studio ha carattere internazionale. Allora l'obiettivo è proprio quello di fare chiarezza da questo punto di vista, sotto forma di linee di indirizzo per l'internazionalizzazione del sistema universitario, in modo tale che ci sia quindi qualcosa di condiviso. La seconda cosa che si sta cercando di fare invece è intervenire in maniera puntuale sul 987, se possibile anche sul 635, o forse sul nuovo decreto della programmazione triennale, perché il 635 è dal 2016-2018, quindi tra un po' forse ci sarà l'altro, in maniera tale da evitare delle costrizioni dal punto di vista delle soglie numeriche, dal punto di vista, diciamo, di questa quantificazione che sicuramente ha un obiettivo, che è quello magari di spostare il sistema nella direzione di una maggiore internazionalizzazione, però viene meno un concetto fondamentale, che è quello della qualità del percorso formativo e delle caratteristiche intrinseche di internazionalità o di internazionalizzazione del percorso formativo. Quindi ci stiamo muovendo su queste due linee. Un'altra cosa che stiamo cercando di fare in questa cosa in collaborazione con il CINEA è quella di fare un inquadramento dei livelli o dei diversi sistemi di istruzione nei vari paesi, in maniera tale da avere un quadro di riferimento nel momento in cui si decide di, per esempio, stipulare una convenzione con un altro paese, in maniera tale da capire esattamente che tipo di livello, natura ha quella istituzione nel paese di riferimento. Ne parlavo ieri anche con il CUN, perché ieri ero a Roma, il CUN è subissato di richieste di equivalenza, che non sono equipollenza, perché l'equipollenza è un'altra cosa, ma di equivalenza, quindi rispetto, quindi a dei titoli di studio che sono acquisiti in un determinato paese, quindi rispetto a quello che può avvenire in Italia, per esempio, nella partecipazione di concorso. L'altro, il problema che aveva il CUN è come inquadrare quel titolo. Cioè, a quale istituzione fa riferimento, quale livello, quale natura e così via. Quindi il CINEA, diciamo, questo è un altro obiettivo, quindi sta collaborando nel verso, quindi, di elaborare un documento che spero possa essere utile per il sistema, nel quale, non in una maniera troppo specialistica, ma in una maniera abbastanza chiara, quindi venga fornito uno strumento al sistema per inquadrare quindi quello che deve essere fatto. Ora, questo è quello che stiamo facendo quindi a livello nazionale. Dal punto di vista di alcune considerazioni conclusive, per dare la parola al collega, io credo, su questo fate le vostre osservazioni perché voi siete persone, colleghi, siete direttamente coinvolti. Io credo che sia importante una decisa politica per l'internazionalizzazione degli atenei che coinvolga i vertici degli atenei. Io credo che in primis devono essere coinvolte le posizioni apicali, rettori, direttori generali, dirigenti e così via. Il problema dell'internazionalizzazione, poi ditelo se non siete d'accordo, non è un problema tecnico, è un aspetto politico strategico. Cioè non possiamo fare finta che creiamo degli uffici super specializzati nell'internazionalizzazione, ma non ci siamo posti l'altra domanda: perché avere una politica per l'internazionalizzazione? Qual è il valore aggiunto rispetto all'istituzione? Quello che sto cercando di dirvi è che è poca cosa internazionalizzare in virtù dell'indicatore del DM-635, perché è mancanza di visione, cioè solamente quasi una tattica, una piccola strategia per cercare di ottenere 300.000 euro in più, quindi in funzione dell'aumento del numero di corsi internazionali. Internazionalizzare è un concetto molto più profondo,
è un concetto che riguarda le caratteristiche intrinseche del corso di studio, la qualità di quello che viene ad essere erogato e anche la spendibilità del titolo di studio. Però perché ciò avvenga all'interno degli Atenei, non so se siete d'accordo, ci deve essere una decisa politica per l'internazionalizzazione che parte dai vertici. Non so se succede anche questo nei vostri Atenei, però capita negli Atenei che gli uffici per l'offerta formativa e quelli delle relazioni internazionali parlano linguaggi diversi. Allora, relazioni internazionali è più aperto perché magari parla in termini di rapporti, convenzioni, eccetera, eccetera, che ha con altri paesi. Offerta formativa è automaticamente più restrittivo perché deve rispettare il decreto 96, gli ordinamenti, c'è tutto il resto, al fine quindi di inquadrare il corso formativo in delle norme. Se c'è una collaborazione stretta che coinvolga il vertice dell'Ateneo e quindi ci sia, come dire, una condivisione quasi culturale di quello che significa internazionalizzazione, l'utilizzo di una denominazione condivisa, un glossario condiviso, concetti condivisi, c'è la possibilità quindi che si applica anche a livello di Ateneo una collaborazione più aperta. Deve essere compiuto un passo in avanti di natura culturale per una reale integrazione con gli altri paesi. L'internazionalizzazione, non so se siete d'accordo, non è un fine, cioè un Ateneo non deve internazionalizzare semplicemente perché deve aumentare il numero di corsi di studio in inglese o perché deve aumentare i doppi titoli e gli istituti, ma l'internazionalizzazione è un mezzo per una maggiore apertura e qualità dei percorsi formativi e una più ampia spendibilità dei titoli di studio, quindi un discorso essenzialmente culturale. L'internazionalizzazione contribuisce anche a incrementare la visibilità internazionale dell'istituzione e la reputazione, questo è indubbio, perché poi ovviamente collaborando con altri paesi e altre istituzioni, un'istituzione si mette in gioco, ovviamente, quella italiana, e anche per i docenti impegnati in un corso di studio internazionale ci sono maggiori stimoli, ovviamente, dal punto di vista didattico e dal punto di vista scientifico. Ora questa è l'ultima, lo sguardo al futuro. L'internazionalizzazione del nostro paese ha avuto vari step. Noi siamo partiti, qualcuno lo richiamava stamattina, dall'Erasmus essenzialmente, qualche decina di anni fa. L'Erasmus, che è tuttora quindi presente, è uno scambio limitato ad alcune attività formative. Lo studente va fuori, acquisisce delle attività formative fuori, c'è il learning agreement, quindi si decide poi il riconoscimento, la scala dei voti, eccetera, eccetera. Si è passati, per fortuna, devo dare merito, questo è dovuto quindi a quelli che sono i decreti ultimi, anche i decreti precedenti della programmazione triennale, a una fase più strutturata, quindi i progetti congiunti che sono o i corsi interateneo con ordinamento congiunto, o i corsi di Ateneo con mobilità strutturale. Quelli di Ateneo, quindi diciamo con mobilità strutturata, esiste biologia in Italia, esiste biologia in Francia, si fa una convenzione che c'è lo scambio degli studenti, che fanno pezzi di percorso altrove. I corsi interateneo con ordinamento congiunto, non esiste un corso di biologia in Italia, un corso di biologia nell'altra università, ma esiste un unico corso di biologia cui contribuisce l'università italiana e l'università francese per costruirlo. Qui integrazione massima, qui un'integrazione parziale, perché prevede che gli studenti si spostino per fare un pezzo del proprio percorso. Passare da questo mondo Erasmus a questo c'è stato sicuramente una maggiore internazionalizzazione e noi stiamo ragionando quindi su questa tipologia. La terza, quella che qualche università sta già adottando, è la fase di un'apertura internazionale senza schema. Internazionalizzazione come elemento chiave del processo formativo di quasi tutti gli studenti, ossia una collaborazione che viene ad essere stabilita quindi tra un paese e un altro paese a livello di livelli di corsi di studio, a livello di ambiti disciplinari che consenta la libera circolazione degli studenti che possono acquisire crediti in Italia, in Francia, in Germania, e il tutto si compone in una carriera internazionale dello studente, senza vincoli, con una piena riconoscibilità dello scambio che deve essere effettuato.
La mia battaglia nel gruppo di lavoro che coordino si riunisce il 4 ottobre a Roma, per quanto è, che ci sono due visioni, la mia che è un po' in mezzo. Allora io dico, il DM987 c'è, i requisiti ci sono, dobbiamo rispettare, dobbiamo trovare una via di mezzo tra quello che prescrive la normativa italiana in termini di ordinamento didattico, requisiti di docenza, eccetera, trasparenza, strutture e così via, e chi invece ragiona, forse più colleghi delle relazioni internazionali, qui non serve niente. Cioè, a loro piace la fase 3, cioè questa qui. Cioè, non esiste ordinamento, non esiste regolamento didattico, non esiste mobilità strutturale, non esiste niente, ma bisogna andare verso questa fase, che è la fase nella quale, se c'è un accordo, quindi a livello dei paesi, e dico un accordo c'è perché c'è lo spazio europeo di istruzione superiore, questo accordo, a parità di livello, giustifica qualunque forma di mobilità e quindi un riconoscimento ex ante intrinseco, quindi che è dato quindi dall'accordo che c'è tra i paesi europei a monte. Io credo, non so cosa ne pensate, che bisogna trovare una fase, oltre queste fasi, la fase di equilibrio. La fase di equilibrio, passare dalla seconda alla terza, mi sembra. Cioè adesso la battaglia, tra virgolette, che stiamo facendo nel gruppo di lavoro, è se elaborare delle linee di indirizzo per il MIUR secondo la fase 3 o secondo una fase 2 aggiornata e resa più flessibile, cioè una flessibilità. Alcuni miei colleghi stanno spingendo per la fase 3, io ho paura che se noi puntiamo la fase 3 ritornano indietro. Cioè prepariamo il documento e il MIUR ce lo rispedisce, perché dice belle idee ma non attuabili, perché non sono attuabili nel contesto nazionale per quanto riguarda la normativa nazionale. Per cui forse la fase dei progetti congiunti, che è quella che è stata in fondo attivata da poco a livello italiano, o perlomeno esiste da un po', però adesso si sta, come dire, implementando, cercare di renderla più flessibile, un pochino meno regole, quindi in maniera tale da renderla, come dire, più flessibile in relazione a quelli che sono gli scopi. Un'idea che stavo cercando di portare avanti io è che le convenzioni che in un certo senso definiscono quelle che sono le caratteristiche del corso di studio internazionale fossero quasi delle convenzioni rafforzate, cioè oltre che convenzioni che valgono dal punto di vista della denominazione del titolo, delle attività formative condivise, delle modalità di ammissione e così via, rafforzate significherebbe quasi entrare nel merito della normativa dei vari paesi come deroghe rispetto a quelle che sono dei vincoli, però diciamo delle deroghe controllate, perché queste convenzioni rafforzate dovrebbero essere approvate dal MIUR, dal CUN e così via, in modo tale da creare quella flessibilità in percorsi formativi tali da rendere i nostri corsi di studio realmente appetibili e competitivi nel contesto internazionale. Io ho inventato questa cosa delle convenzioni rafforzate per dire adottiamo delle deroghe ma entro certi limiti rispetto a quella che è la normativa nazionale, però si può pensare quindi anche ad altro. Sicuramente credo che se passassimo a 3 sarebbe il caos negli atenei, quando si potrà pensare. Cioè nel senso che uno studente improvvisamente dice mi iscrivo economia aziendale all'università del Salento, però poi decido autonomamente che vado a fare una parte di economia aziendale in Francia, una parte la vado a fare altrove, credo che questo dal punto di carriera sarebbe ingestibile e dal punto di vista del rilascio del titolo creerebbe quindi un sacco di difficoltà. Però dobbiamo fare lo sforzo, e concludo veramente, di non demotivarci, cioè nel senso che ci sono delle difficoltà dal punto di vista dei percorsi internazionali, ma dobbiamo fare in modo di offrire noi delle soluzioni, lo spirito propositivo, a chi poi elabora le normative o deve attuare determinate cose, in modo tale da non andare al MIUR, questo ho capito, al Ministero, con il problema, ma andare anche con la soluzione del problema. Perché se si va con la soluzione del problema, quindi già abbiamo fatto un passo in avanti. Spesso andiamo col problema. Cioè diciamo, questo corso di studio non va bene, di conseguenza, ahimè, non possiamo o iscrivere o fare altro. Ok, grazie. Avendo appreso che è in atto nella commissione l'eterna lotta tra rivoluzionari e riformisti, proprio di ogni passaggio politico importante, io vi inviterei a fare adesso, anche mentre cambio le slide, se ci sono delle domande al professor Zara, così ci anticipiamo, nel senso che poi quello che dico io non è così importante.
importante, quindi può anche troncarsi a un certo punto e poi vi vedete le slide. Però se avete dei dubbi o anche degli spunti critici, ma infine qua siamo in un gruppo di lavoro, quindi se avete qualche cosa da dire diciamolo adesso, ne prendiamo atto, lo riportiamo nella relazione con noi. Se avete qualche suggerimento in termini di quello che stiamo facendo dal punto di vista dell'esperienza nei rispettivi atenei, ben bene, ci intervenite. Prego. Sì, prego. Una cosa molto così semplice. Avete un'esperienza a livello europeo di gruppo di lavoro della didattica? Mi spiego meglio. Tutti gli sforzi che si fanno a livello nazionale magari potrebbero essere meglio, diciamo così, accolti anche rispetto a procedure o anche allo stesso linguaggio da poter adottare con partner europei che però non siano solo a livello politico ma anche a livello del lavoro, insomma, pregevole che fate in CRUI e magari potreste, diciamo così, con il suggerimento condividerlo in buone pratiche che poi creino delle semplificazioni, insomma, anche a noi operatori. Sì, è giustissimo, perché quello che ho detto io, che sta facendo il CINEA, è un'altra cosa, è più un inquadramento statico di quella che è la situazione nei vari paesi. Invece quello che dice lei è giustissimo, stiamo cercando di inglobare nel gruppo, coinvolgere nel gruppo dei colleghi, colleghi sia dal lato docente ma anche personale tecnico amministrativo che portano esperienza dal punto di vista degli altri paesi. Il gruppo a cui faccio riferimento non è un gruppo CRUI, questo è un gruppo MIUR, gruppo MIUR che ingloba CRUI, Cineca, Angur e così via. Però è sicuramente qualcosa di utilissimo perché poi c'è l'esperienza reale da parte dei colleghi. No, una piccola battuta su quando lei ha detto assolutamente porto l'attenzione su questa missione, cose di soldo di informazioni che sono l'internazionalizzazione, io ho preso la decisione che storicamente tutta l'internazionalizzazione in genere sta nell'area della ricerca, io ho preso tutte le azioni internazionali e ho portato sulla area. Sì, quindi ha cercato. A un certo punto è evidente che poi formalmente questo non è le persone che fanno differenza, ma non c'è dubbio che uno dei problemi è quello che chi si occupa di internazionalizzazione oggi non può prescindere, non può essere solo l'Erasmus. Eh sì, grazie. Io questo faccio un intervento qui perché è una tematica che abbiamo affrontato da me e che stiamo affrontando, sulla quale abbiamo elaborato un certo pensiero. L'internazionalizzazione, secondo me, in questa fase deve uscire da quella che è una specie di area protetta di uscio dell'ufficio recente. Il punto di arrivo è che gli uffici di relazioni internazionali muoiono per apoptosi, cioè proprio è la loro fine naturale, un po' come l'autodichiarazione che muore nel momento in cui tutte le banche dati delle pubbliche amministrazioni saranno interconnesse. È come l'informatica, cioè quando siamo entrati nell'informatica c'è stato un entusiasmo, però nei primi momenti un ufficio diceva datemi un informatico perché devo gestire la mia parte di informatica. L'informatizzazione deve diventare un aspetto della cultura, del DNA di qualsiasi ufficio, cioè non si fa internazionalizzazione se tutte le componenti di una struttura non diventano internazionali. Quindi giusto quello che hai fatto, ma secondo me è una fase di transizione. L'aspetto finale è che riusciamo a essere tutti internazionali, per cui non c'è più quell'incomunicabilità esistenziale fra gli uffici, ma riusciranno a parlarsi perché ci avranno una stessa identica unica visione, no? Che poi posso. Sì, ma un'osservazione generale sul fatto, visto sia oggi ma anche sembra altri crediti, non è forse ben valorizzato quello che stiamo facendo a quella informazione, all'orientazione, che nella progettazione di un nuovo corso di studio, nella situazione come si dovrebbe fare a livello internazionale, è un aspetto molto importante che poi è un po' anche l'obiettivo finale di dare creare una figura professionale che sia attrattiva sul mercato del lavoro e quindi in questo caso sul mercato del lavoro internazionale, quindi con quello che consegue all'inizio, poi in fondo della fase di progettazione, che sono consultazioni con parti sociali internazionali, con questo aspetto viene Nel momento in cui viene ad essere proposto un corso di studio internazionale, un percorso integrato, io credo che la chiave del successo del percorso integrato sia una fase prodromica, quella dell'interazione
con l'altra realtà, con l'altro paese, con l'altra istituzione, è una fase che alcune volte deve durare alcuni mesi, durante la quale si definiscono quindi quelle che sono le caratteristiche del profilo professionale che si intende formare, anche in termini poi di spendibilità del titolo dei rispettivi paesi, e bisognerebbe partire da questo per poi legare a quel profilo i risultati di apprendimento, i risultati di apprendimento alle attività formative e così via. È la convenzione alla fine che disciplina il tutto. Invece talvolta si parte dal titolo, cioè che titolo lasciamo? Il titolo congiunto, che bello, riusciamo a fare un titolo congiunto, e questo già viene venduto all'interno degli Atenei come titolo di merito. Poi si fa la convenzione, perché la convenzione comincia ad avere già dei problemi, per esempio, noi qui vengono disciplinati gli aspetti amministrativi, l'ammissione, il riconoscimento e così via, ma quello che è l'aspetto core del problema, quindi l'aspetto della qualità dell'offerta che viene ad essere condivisa, la natura del profilo professionale che viene ad essere identificato, di conseguenza quella che è la spendibilità, di conseguenza l'apprendimento, di quello, è la parte che viene paradossalmente meno studiata. Io l'ho visto anche all'interno del mio Ateneo, che collabora con altri Atenei, che si giunge quindi ad un accordo. La cosa più importante è quella che si definisce subito il titolo, subito la convenzione in cui gli uffici dei due Atenei si mettono d'accordo e parlano le stesse lingue, e parlare le stesse lingue in Italia, cioè è già, diciamo, figuriamoci con paesi esteri. Quando si giunge a questo si è pronto, si è fatto il corso di studio. Però invece c'è una fase, che è la fase appunto di studio e approfondimento della natura e delle caratteristiche del percorso formativo, che rappresenterebbe poi, a mio parere, anche la parte più bella e affascinante del momento in cui si disegna il percorso. Quello che viene dopo, che è comunque elemento importante, cioè la convenzione, cioè è la cornice che consente la realizzazione di quel percorso di qualità con un titolo spendibile e un profilo di rilievo. È difficilissimo talvolta far capire questo, perché talvolta i colleghi, riferisco più ai colleghi docenti, percepiscono più il fatto della conquista di aver fatto una cosa piuttosto che la natura sostanziale di quella cosa lì. Questo è un problema. Poi ci chiediamo perché magari ci sono più studenti outgoing che incoming, e gli incoming vengono solo da certi paesi, ma non vengono, per esempio dall'Inghilterra, perché ne vengono moltissimi. Oppure dalla Germania, dalla Francia, a meno che non ci sono delle sacche di cose, però magari i cinesi ne vengono moltissimi. Perché accade questo? Quindi forse dovremmo interrogarci, non è un problema né di convenzione né di accordo né di altro, cioè un problema, ma forse è proprio un problema sostanziale di caratteristiche. Ma bisogna veramente interrogarsi sul perché si può fare. Quella è la domanda fondamentale. È per attrarre studenti, per migliorare i propri studenti. Sono due cose completamente diverse. Comunque badate a una cosa. Io credo che se non si ha un forte Erasmus sia difficile procedere con una personalizzazione seria. Ma comunque le percentuali di Erasmus che ci sono adesso medie italiane non aumentano fortemente, sarà ben difficile, salvo qualche caso particolare, ma non si va. Certo. Comunque badate a secondo me, un elemento importante: nel momento in cui si collabora seriamente sul programma formativo con l'istituzione straniera, è già un miglioramento. È un miglioramento per i colleghi docenti, che comunque affrontano una sfida, che è quella di costruire un programma congiunto sulla base di un'interazione con colleghi che sono di altra estrazione, altro contesto e così via. È una sfida per i colleghi del personale tecnico amministrativo, perché ci si confronta con normative diverse, sistemi diversi e così via. Però attenzione, non dobbiamo guardare semplicemente alla risoluzione del problema che impedisce l'attivazione del corso. Chiediamoci prima di tutto quali sono le caratteristiche del corso, le caratteristiche qualitative del percorso. Io spero che il MIUR recepisca soprattutto una flessibilità in termini di qualità di quello che offriamo, cioè in termini di sostanza di quello che offriamo, più che una mera rincorsa requisitologica, cioè non è un problema di 987
poiché è stata esclusa la tipologia B dei corsi di studio, includiamo la B perché include un problema. È importante includere la A, la B, la C e la D purché capiamo a cosa serve. Cioè, il docente di riferimento non è importante di per sé, è importante in funzione di un progetto culturale condiviso e integrato con l'altro paese. Per cui in un caso potrebbero servire invece del 50% di docenti di altre università, anche il 60 o il 70, in altri casi potrebbero non servire. Quindi non esiste una regola quantitativa come forse, è piuttosto una flessibilità del sistema in relazione a quello che io voglio creare. E questo è il cambiamento culturale, soprattutto. Ma chiaro, almeno spesso per i corsi di studio. Allora, proviamo a fare. Riprendiamo un po' degli argomenti. Per venire. Ah, prego, scusa. Conosco già la risposta, non volevo sapere. Come impatterà questa scelta, ovviamente quando sapremo la prospettiva che verrà posta in essere, sull'offerta formativa di terzo livello? L'offerta formativa di terzo livello è un qualcosa che al momento è come se non esistesse nel gruppo di lavoro, perché l'attenzione massima è spostata sui due decreti che ho menzionato, quindi sui corsi di studio di primo e di secondo livello. Il corso di dottorato è qualcosa che è meno codificato, diciamo, tranne che per i requisiti accreditamenti, come sapete, caratteristiche del collegio, eccetera, però dal punto di vista della natura del percorso è più flessibile. Qualcuno dice meno male che è così, perché ovviamente se dovessimo entrare nel merito di un ordinamento quindi molto restrittivo, imbriglieremmo quindi anche il dottorato. Però per una collaborazione quindi a livello internazionale forse qualcosa in più bisognerebbe dirlo in termini di facilitazione, di integrazione quindi anche con altri paesi. Lì siamo un po' in mezzo al guado con i corsi di dottorato. Adesso l'attenzione massima è primo e secondo livello. Ok. Allora, dalla presentazione che ci ha fatto il professor Zara abbiamo visto che siamo probabilmente in una fase di crescita. Cioè ci siamo tutti entusiasmati, del resto l'internazionalizzazione se ne parla in maniera seria, al di là dei 20 anni di Erasmus, cioè per il compleanno, mamma Erasmus va girando per l'Italia, eccetera, eccetera. 30 anni, scusa, di 30 anni di Erasmus, eccetera. Ci abbiamo i 18 anni dalla dichiarazione di Bologna, che segna il fatto che in questi 18 anni probabilmente abbiamo cominciato a prendere familiarità con certi strumenti, a considerare, ci siamo anche entusiasmati di questi, perché ogni volta è una conquista, noi non c'era niente, nel momento in cui c'è un corso congiunto, una mobilità strutturata, eccetera, eccetera, ha fatto un grosso passo in avanti. Quindi abbiamo cominciato ad approcciarci a queste, il comunicato di Bucarest del 2012 già segnalava che sostanzialmente questo processo è giunto in una fase matura, adesso serve il salto di, diciamo, in avanti dal professor Zara, di cui si sta discutendo in questo gruppo di lavoro Miuro, perché siamo arrivati in una fase in cui bisogna cominciare a pensare a quello che facciamo. Ora, diciamo, le finalità dell'internazionalizzazione, sia dei sistemi universitari che delle singole istituti, sono molteplici, hanno 4 punti fondamentali, in termini astratti, ragionando fuori da quelle che sono le logiche dei DM. Aumentare l'occupabilità dei propri laureati, perché il mercato del lavoro è sempre più internazionale, costituire reti, perché, e questo poi è una delle cose per cui spesso gli uffici di relazioni internazionali sono a cavallo tra ricerca e didattica, eccetera, perché le cose si hanno una specie di contaminazione positiva, si portano una cosa con l'altra, i rapporti quando si costruiscono con una istituzione si trasferiscono poi su vari campi, si aumenta la capacità di attrarre gli studenti. Quindi questo è un altro, ovviamente, ma anche docenti e ricercatori di altri paesi, e si possono espandere le proprie attività all'estero progettando e attivando attività di altri livelli. Ora, ci sono più di 3.000 studenti, diceva l'Ocse nel 2009, che desiderano o decidono di andare a studiare in un altro paese. Quali fattori rendono un sistema o un istituto più attrattivo? La lingua utilizzata nella didattica, il costo degli studi della vita, le procedure per visti e permessi di soggiorno. Vedete immediatamente che sui punti 1 e 3 noi siamo svantaggiati, corriamo una corsa tendica rispetto ad altre realtà. Il costo degli studi della vita dipende dalla sede che si sceglie, ma possiamo avere dei vantaggi competitivi.
sicuramente non l'abbiamo sul campo della lingua e molto molto sulle procedure riviste e promesse di soggiorno. In ogni caso io sono reduce da non molto, da un'esperienza umiliante di dover andare alla commissione per l'immigrazione e spiegare che un professore medaglia d'oro della matematica in Unione Sovietica, che ci è stato dato con chiamata diretta finanziata integralmente dal ministero perché è una specie di Nobel, non gli potevamo chiedere di presentare il titolo di studio, perché mi vergognavo di farlo. Però dice, ma la circolare Ministero dell'Interno del luglio prevede questa cosa qua. Poi alla fine hanno capito che insomma era una questione. Dice, poi quando viene gli ho detto, vi prometto che lo imbroglio e gli dico che serve per lo stipendio e ve la farò avere. Però vi rendete conto che sono le solite situazioni all'italiana in cui devi far capire qualche cosa rispetto a una normativa che non considera quello che è la realtà che ci circonda e queste spinte che noi abbiamo. Bisogna anche considerare un altro aspetto, che l'università, proprio in quanto è inserita, e qua parliamo del ruolo di terza o qualcuno vorrebbe di quarta missione dell'università, è sempre più un luogo dell'accoglienza. Siamo, e questo è un momento in cui se ne discute molto della tematica, di questa tematica, siamo un luogo dell'accoglienza aperto alla diversità. Dicevo prima al professor Zara, all'Aquila abbiamo quella che chiamiamo la palazzina della pace, dove abbiamo su tre piani studenti siriani, palestinesi e israeliani. Ed è nato un amore tra un israeliano e una palestinese. Il che proprio è. Però voglio dire, anche questo. Ho ricevuto un messaggio che è scoppiato da me. Quindi voglio dire, è una cosa importante per l'università, è una cosa importante anche per il territorio che vive e comincia specialmente nei centri più piccoli dove questa presenza è più avvertibile. Posti più grandi magari si disperde nella Roma, però Teramo, te ne accorgi se ci stanno gli studenti stranieri, insomma, si vedono al supermercato, si vedono al bar. Ora l'internazionalizzazione dovrebbe essere un indicatore forte di qualità di un ateneo, a prescindere dai sistemi di incentivazione di premialità, che è quello che la conclusione che può venire a questo Zara. Cioè, alla fine noi dobbiamo capire, si deve fare, siamo giunti a un punto di maturazione che questa internazionalizzazione o è una scelta politica, da cui consegue soprattutto dei vertici, da cui consegue una serie di impulsi, oppure sarà un rincorrere regole che cambiano di continuo per accaparrarsi una fetta in più di questo, di quel finanziamento, ma non perseguirà quella che è la vera e propria finalità del. Non ci sarà un'università veramente internazionale, per quanto sia brava nel recepire determinati dettami normativi e nell'andare a reperire risorse attraverso gli strumenti di essa. Ora quindi, in concreto, infatti, spesso gli atenei si muovono perché ci sono incentivi o sanzioni, ricerca di fondi, e anche perché c'è questa cosa che non è negativa, ma questa reputation race per alcuni è molto importante e la cultura del ranking in qualche modo fa pressione sui senati accademici. Il MIUR considera l'internazionalizzazione sia come uno degli obiettivi strategici della programmazione triennale che come uno degli elementi su cui competere annualmente per l'attivazione dell'autonomia responsabile, padre responsabile come si voglia, perché correndo al buio diciamo probabilmente è irresponsabile, ma ora tutto bene, va bene tutto, però questa internazionalizzazione ministeriale, chiamiamola così, è un'internazionalizzazione ed è quella che ci ha raccontato, ci ha descritto il professor Zara, è indicata, è un letto di proposte nel quale una cosa è internazionale o non è internazionale se ha determinati requisiti. Poi interviene anche il 987 che fissa le regole, e anche questo può essere un fattore utilitaristico. Se ho difficoltà su un corso di studio lo internazionalizzo perché se no lo devo chiudere, perché non ho più i requisiti. Quindi questi sono i livelli sui quali spesso si muove i nostri ragionamenti negli organi e nelle segrete stanze dei rettorati. Di nuovo quello diceva, c'è un altro aspetto, l'aspetto di terza missione connesso all'internazionalizzazione, che vi dicevo prima, il fatto che io in un territorio porto studenti stranieri, che muovo
e creo rapporti con soggetti stranieri che poi si riversano anche su attività produttive, si riversano sul territorio, sull'apertura culturale, su quella che è una terza missione sociale, terza missione allargata, come vogliamo, non vengono poi considerati quando andiamo a valutare un'università sotto il punto di vista della terza missione, perché questa è prima missione, ancorché abbia dei riflessi importanti sulla terza missione. Mi appare evidente che manca una definizione ferma e chiara di cosa è l'internet, ed è questo che, su questo io e questo Zara autonomamente ci siamo trovati d'accordo, cioè la prima cosa servono le definizioni, servono, e servono anche un po' di stabilità su quello, cioè un po' che un corso essere internazionale e non esserlo a seconda se stiamo parlando di 635 o se stiamo parlando di accreditamento del corso. Se è internazionale, è internazionale, io devo poterlo considerare come tale, non a un fine sia un no. Abbiamo poi delle incertezze che vengono da fattori esterni, perché se la Corte Costituzionale fa una pronuncia nella quale sembra che un corso integralmente in lingua straniera debba prevedere l'erogazione anche di uno parallelo in lingua italiana, automaticamente va contro quello che è uno dei requisiti che invece sono previsti a livello ministeriale per definire la internazionalità di un corso. Quindi ci muoviamo in un sistema ancora, diciamo, che è giunto, che deve fare un salto verso la maturità, ma che è totalmente confuso. Ah, è confuso, come spesso avviene da noi. Ora vi salto la parte, diciamo, definitoria, però vi do alcuni problemi. Parliamo di corsi congiunti, l'attivazione di un corso ha dei vincoli numerici, anche se previsto. Questi corsi sono i soli che possono concorrere per diventare EMGD, che è un prestigioso e ambito riconoscimento a livello europeo, ma un tale sforzo, perché organizzare un percorso congiunto è un enorme sforzo a tutti i livelli, non può poi essere in balia di un bando comunitario selettivo, dove se lo vinci lo vince e non lo vinci. Come pure, l'esempio che ci portava prima il professore, non è che possiamo costruire un corso perché è Erasmus Plus e poi domani, quando è finito il percorso, non è più internazionale perché è finito il progetto rispetto al quale è stato qualificato. O lo è o non lo è. E c'è un problema per le regole dell'iscrizione degli studenti, che in Italia sono particolarmente confuse, quindi forse bisogna prevedere approcci diversi e soluzioni gestibili, specie quando la prima sede di iscrizione non è quella italiana, cioè quando lo studente di un paese terzo transita per una università di un altro paese con cui abbiamo un accordo e poi viene da noi. Ci sono regole totalmente diverse, e questo di nuovo ne abbiamo parlato nella parte iniziale, dicendo che bisogna stabilire un sistema e quindi ci deve essere uno standard di regole che vanno al di là anche della singola convenzione. Sarebbe bene avercelo anche nella convenzione, non aspettare i problemi a valle, però un altro problema è che gli studenti italiani spesso non riescono a completare il percorso nei tempi nemmeno previsti. Non essendoci in genere un corso locale gemello dove trasferire i crediti, ci potrebbero essere dei danni per lo studente, e nel riconoscimento dei crediti è lasciato alla discrezione della commissione. Anche qua è una necessità di regole, perché altrimenti l'incertezza rischia di minare il successo dell'inizio. Ci sono poi il problema delle regole sull'immigrazione, vi ho già rallegrato con la storia del professore Russo. Ci abbiamo i corsi di mobilità strutturale, anche qua gli accordi sono abbastanza vari. Pur dovendo essere iscritti in tutte le sedi che rilasceranno il titolo, questo può avvenire in modo diverso, quindi si può formalizzare l'iscrizione nella sede partner al momento della mobilità e quindi richiedere il riconoscimento dei crediti, oppure l'iscrizione nelle sedi che rilasceranno il titolo è contemporanea al momento della selezione, così il pagamento delle tasse può essere fatto solo in una sede o nella sede di frequenza. Anche qua c'è necessità in qualche modo di un sistema di regole abbastanza complesso. L'attivazione è meno complessa e i problemi ancora più faticati. Anche qua il problema di studenti di paesi terzi è ancora più delicato, perché gli studenti si iscrivono in una delle sedi e quindi fanno domanda di partecipazione al percorso internazionale. Se la prima sede è europea, dovrebbero essere considerati come gli studenti europei, ma sono studenti di paesi terzi. Quindi poi scatta tutto un sistema di regole vincolanti. Abbiamo poi i corsi di studio offerti in lingua italiana. Se si tratta di studenti iscritti a corsi italiani, quindi devono seguire tutte le regole del MIUR, possono quindi partecipare come tutte le modalità organizzate dall'Ateneo, e a volte si registrano difficoltà di accettazione da parte di alcune sedi
gli studenti che hanno determinate nazionalità, ancorché iscritti a corsi. Questi sono altri problemi di tipo pratico che l'esperienza mi ha portato nel tempo a collezionare. Allora, per una corretta politica di internazionalizzazione, forse servono due fattori di abilità. Uno, una scelta politica e programmatica di Ateneo, che prescinda dai vantaggi connessi dalla normativa del momento. E poi un'azione forte mirata al cambiamento culturale. Vi giuro, non ci siamo parlati, ma tutti e due siamo arrivati alla parola culturale. Perché? Io lo vedo anche dal punto di vista dell'organizzazione degli uffici. Lo studente straniero per gli uffici è una gran rottura di fronte. Quando arriva lo studente straniero, l'ufficio fa: ah, ecco questo. Perché? Perché l'ufficio deve interpretare una normativa confusa, non coordinata, dubbia, sfuggevole, eccetera, e adattarla alle regole. Si chiede quindi al responsabile di segreteria dell'ufficio dottorato o anche all'impiegato, eccetera, di effettuare quest'opera di traduzione, che è uno sforzo. Che è uno sforzo anche incerto, perché non ha degli elementi sicuri di riferimento su cui agire. E quindi questo si traduce in una sorta di respingimento del problema. In abruzzese c'è un modo di dire, con un auto speech, come cita il vice. Cioè, se uno gli dici no, fai molto prima che se gli dici sì. E... con un auto speech e con uscita in speech. Quindi diciamo che si tende, c'è quella tendenza a dire no, no, ma guarda, non si può fare. Ritorna in Azerbaijan, fatti dare la dichiarazione di valore firmata con sangue e rivieni qua. Ma io vengo dalla Germania, non me ne frega niente, ritorna e così. Allora, il discorso che stiamo portando avanti e su cui stiamo ragionando, teniamo presente poi la barriera rappresentata dalla lingua, che spesso è mal governata dallo studente, specialmente se di paesi non europei, terzi, eccetera, ed è molto mal governata dal personale delle nostre segreterie, eccetera, eccetera. Quindi anche là c'è bisogno di fare un investimento, insomma, uno sforzo che è anche quello al di là del corso, perché se tu fai il semplice corso di inglese, ci vuole pratica, ci vuole, e ci vuole un'attenzione, cioè una condivisione del progetto, perché io ho visto persone coinvolte nell'ufficio delle relazioni internazionali che venivano con un'esperienza linguistica non così pronta, che sono cresciute tanto, mentre invece persone che teoricamente avrebbero un titolo superiore che invece stentano quando si trovano davanti a questa cosa. Quindi diciamo, uno sforzo dovrebbe essere, a mio avviso, quello di cercare nell'università di trovare delle fast track per gli studenti stranieri, cioè selezionare all'interno dei procedimenti delle segreterie, degli uffici di relazioni internazionali che comunque coinvolgono studenti internazionali, chiamiamoli così perché poi studenti stranieri è definizione abietta da cancellare, quando abbiamo davanti studenti internazionali dobbiamo poter garantire anche all'ultimo operatore una regola certa, più facile, che gli consenta di evitare quell'opera di mediazione che lo porta ad avere una naturale diffidenza verso lo straniero, ma che può applicare quindi in maniera sicura, e questo è un compito quindi della governance, degli organi accademici, perché altrimenti si parla, questa internazionalizzazione rischia di essere più dichiarata che agita. Ne parliamo, ce ne facciamo belli, però poi scarichiamo il peso concreto quotidiano sul docente che va in aula, che deve gestire il corso con metodologie innovative, con una lingua diversa, con anche aspetti di mediazione culturale diversi. Perché noi, non lo so, forse sarà perché ho nella mia università molti studenti del Medio Oriente, delle ex repubbliche sovietiche, che hanno proprio cultura, abitudini completamente diverse, rispetto alle quali è necessaria anche là una nostra crescita culturale. Non lo puoi trattare nello stesso modo lo studente italiano o lo studente francese, c'è necessità di un certo tipo di approccio. Quindi se ci fosse la possibilità di selezionare una serie di regole che sono di facile applicazione, diverse dalle stesse che applicheresti
per lo studente italiano, nei limiti previsti, insomma, senza andare a violare la legge, perché se no, se sono leggi dello Stato si può solo fare l'obbligo, però tutto quello che ci siamo decisi noi all'interno del sistema, probabilmente facilitiamo questa possibilità e quindi agevoliamo il nostro processo. Con questo credo che sono stato velocissimo. Bene, se non abbiamo, credo, ulteriori cose, siete liberi. Grazie. Grazie.